Ciao a tutti, raga, voglio fare questo video. È un mezzo video di denuncia questo, perché vi voglio far capire cosa succede a comprare da eBay senza usare una spedizione tracciabile e quindi sicura. Avevo comprato delle bustine dal Canada. Questo è il pacchetto che mi hanno simpaticamente recapitato oggi. L'interno è questo, pieno di polistirolo, e vabbè. Vado ad aprire la confezione e avevo comprato 10 bustine di Neogenesis in italiano. Le bustine mi sono arrivate così, divelte, quindi il pacco era stato manomesso, palesemente manomesso. E poi vi voglio far vedere, per non allungare troppo il video, che hanno messo dello scotch all'indogana. Cioè, l'artefice di questa... Vabbè, meglio che non mi esprimo sul... Guardate. Ah, non solo ha rubato le carte, ma si è anche preoccupato di chiudere i pacchetti con dello scotch. Vedete? Qua si vede meglio perché c'è il nero che fa contrasto. E... Per non tirarla sulle lunghe, alle lunghe, vi faccio vedere che cosa hanno messo dentro al posto delle carte. Hanno messo un euroconvertitore del Banco di Pesce e Pistoia, che questa penso sia proprio emblematica della cosa che sia successa, delle carte da poker cinese, non so che cosa sia, fezze di cose, altri convertitori, altre carte, un altro convertitore se vi interessa del Banco di Pesce qui. Ve lo vorrei cercare di far vedere perché veramente secondo me merita tantissimo questa cosa. Non puoi tenere se ve lo riesce a mettere a fuoco. No, si rifiuta perfino di metterla a fuoco la macchinetta fotografica. Vabbè, comunque, queste sono le bustine. Ah, c'erano anche delle figurine dei personaggi famosi, vediamo se ne riesco a trovare un'altra. Questa di chi è George Clooney, non lo so, vabbè, comunque. E poi la beffa, l'ultima beffa è stata trovare le carte dei Digimon, vabbè, più delle carte da poker che non riesco nemmeno a dirvi quanto fanno schifo queste cose. Queste sono le bustine, le condizioni che mi sono arrivate le bustine. Fortunatamente ho avuto il rimborso dei soldi che mi sono stati rubati perché il venditore era una persona onesta. E l'unica carta di Pokémon era questo Diglett. Non so perché me l'abbia messo, sinceramente, questo che ha fatto questa cosa. Vabbè, vi saluto, state attenti quando comprate su eBay perché vi potreste ritrovare con un pacco del genere. Fortunatamente, come già detto, ho avuto il rimborso. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.